L'Abruzzo si sveglia zona rossa, la Puglia rischia di entrarci, il Piemonte e la Lombardia spingono per diventare arancioni. Nell'arcobaleno di colori che dipinge l'Italia, tutti i governatori però sono d'accordo nel chiedere al governo di rivedere gli indicatori che definiscono le zone di rischio, ridurre i parametri da 21 a 5, ad esempio, per rendere la lettura dei dati più semplice ed omogenea da nord a sud. La richiesta per il momento è stata rigettata, ma nei prossimi giorni sono in agenda nuovi incontri. Il governo adesso prova a risolvere invece il giallo della Calabria, che ancora non ha il suo commissario alla salute. In 10 giorni c'è stata una rimozione, una dimissione e adesso anche una rinuncia. Il nome di Gino Strada, nonostante le polemiche del governatore Nino Spirlì, torna a suonare. Il numero uno di Emergency ha firmato un accordo con la Protezione Civile per la gestione di alcuni ospedali da campo. C'è bisogno di posti letto in Calabria come in tutta Italia. Ieri altre 120 persone sono state ricoverate nei reparti di terapia intensiva e il bollettino del Ministero della Salute ha segnato il record di vittime, 731, un numero che non si vedeva da aprile. Sono oltre 32.000 invece i nuovi casi nelle ultime 24 ore. La Lombardia rimane ancora la regione più contagiata e se il rapporto tra positivi e tamponi fa sperare, in realtà, dicono i medici, non è ancora il momento di abbassare la guardia.